Buon pomeriggio, bentornati a J Live. Saremo in diretta anche oggi fino alle 16:30 per l'aggiornamento in tempo reale delle notizie della giornata. Avremo due ospiti. Il primo è il sindaco di Sant'Egidio alla Vibrata, Licio Romandini, che tra breve vedremo in collegamento. Ricordiamo che Sant'Egidio alla Vibrata dalla mezzanotte di oggi è zona rossa perché c'è stato un aumento dei casi di coronavirus sul territorio comunale. Tra breve ne parleremo proprio con il sindaco Licio Romandini, ma intanto andiamo a leggere insieme subito i dati relativi all'aggiornamento del coronavirus per quanto riguarda la giornata odierna in Abruzzo. Oggi i nuovi casi di coronavirus rispetto a ieri sono 79, di età compresa tra un anno e 89 anni. I positivi con età inferiore a 19 anni sono 3, di cui 7 in provincia dell'Aquila, 5 in provincia di Pescara e 1 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti, purtroppo rispetto ai giorni scorsi, registra un numero più alto, ovvero 9 nuovi casi, e sale a 2.447 dall'inizio dell'emergenza in Abruzzo. I 9 casi sono di età compresa tra 72 e 93 anni, 4 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Teramo ed 1 residente fuori regione. Dei casi odierni, 2 sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 62.531 dimessi guariti, più 251 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 7.671, meno 181 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono state eseguite complessivamente 1.052.000 tamponi molecolari, più 3.956 rispetto a ieri e più 2.341 rispetto a ieri i tamponi antigenici. Il tasso di positività di oggi è pari all'1,2%. 254 pazienti, meno 24 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 25 meno 4 rispetto a ieri, con 0 nuovi ricoveri in terapia intensiva. Tornano a scendere i ricoverati in Abruzzo. Gli altri 7.392, meno 153 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi, 18.185 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 35 rispetto a ieri, 18.821 in provincia di Chieti, più 2 rispetto a ieri, 17.935 in provincia di Pescara, più 22 rispetto a ieri, e 16.961 in provincia di Teramo, più 19 rispetto a ieri. 559 sono fuori regione e 188 per i quali sono in corso le verifiche sulla provenienza. Ovviamente il tutto viene comunicato, come sempre, ufficialmente dall'assessorato regionale alla sanità. Per cui questi sono i nuovi dati per quanto riguarda il coronavirus oggi in Abruzzo, e come dicevamo ci colleghiamo con il sindaco di Sant'Egidio alla Vibrata, Licio Romandini. Eccolo qui, sindaco, buon pomeriggio. Come sta intanto, sindaco? Sindaco Romandini, mi sente? Cerchiamo di ripristinare l'audio con il sindaco di Sant'Egidio alla Vibrata. Ricordiamo che Sant'Egidio alla Vibrata Bene, è bene, comune in bene. Sono zona stati i commenti rossa. peggiori, quindi. Eccolo, eccolo il sindaco. Mi sente, sindaco? Sì, siamo in diretta. Sì, ti sento. Voi? Bene, non Sì. è perfetto proprio il segnale, però speriamo di riuscire a comunicare abbastanza bene. Le stavo chiedendo intanto come sta, sindaco? Io sì, Evidentemente. perfettamente. Sindaco, mi sente? Sì, bene. Sindaco, noi speriamo di ripristinare soprattutto bene l'audio, perché se, anche se il video non dovesse essere perfetto, Non l'importante è fa niente, ma sentirlo. le Ecco, adesso io parole la però. sto sentendo, sindaco. Se lei si Ah, ferma così, perfetto, probabilmente ce la perfetto. facciamo. Sì, Zona l'ho rossa, se bloccato. l'aspettava, sindaco?
Veramente ho parlato con la direzione sanitaria ASL sabato e anche domenica mattina, devo dire. E mi hanno detto di questa positività di venerdì scorso. Poi hanno fatto i conti. Naturalmente, come sapete, questo RT è salito perché va conteggiato nella settimana, no, di riferimento. Mi sente ancora? Sì. Sì, io adesso la sento benissimo, può andare Pronto, avanti, mi sindaco. sente? Io la sento, sindaco, vada avanti. E allora dice. Perfetto, scusi. Allora dicevo che sì, venerdì, sabato mattina ho avuto una avvisaglia da parte dell'azione sanitaria di un'accentrazione di positivi di venerdì scorso. Come sapete, l'RT va calcolato su una settimana, no? Però insomma, il venerdì addirittura ci sono stati 20 positivi qui a Sant'Egidio. Mi sente ancora? Sì. Sì, io sindaco non la interrompo perché siccome va in Signorina, mi sente ritardo, ancora? sì, io la Va sento, bene, allora va le bene, va spiego, bene. sindaco, siccome se io parlo a lei la mia voce arriva con netto ritardo e viceversa, per cui farò meno domande possibili, altrimenti non ne veniamo a capo. Dunque, ci racconti come siete entrati in zona rossa, le motivazioni per cui siete entrati in zona rossa e quanti positivi ci sono attualmente sul territorio del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. E tra l'altro lei mi diceva prima in una telefonata, prima dell'inizio della trasmissione, che è un po' arrabbiato con il governo però per questo provvedimento, anche se poi l'ordinanza è della Sì, regione, ma la regione si attiene ai numeri, quelli, alle regole, insomma, governative. assolutamente. Sì, se lei mi tiene il pollice alzato, capisco che mi sta ricevendo sempre, così vado avanti. Io la Perfetto, sento, può grazie andare mille. E tranquillamente. quindi, sì, ok, vado avanti dicendo, i numeri sì, sono quelli che ha detto lei, no? Oggi abbiamo 79 positivi a Sant'Egidio, come totale però di positivi qui a Sant'Egidio. Il problema è stato per questo coefficiente che viene calcolato settimanalmente e nella settimana scorsa, che va dal primo di maggio, da sabato primo maggio, mi sembra che era domenica in poi, fino a venerdì, non possono essere superati quei numeri che vengono calcolati in base ai 100.000 abitanti su 250 persone in massimo. Naturalmente noi siamo 10.000, quindi non avremmo potuto superare 25 casi nella settimana. Ho parlato con la direzione sanitaria e quindi abbiamo superato abbondantemente, perché insomma ho chiesto pure, tra l'altro non sono d'accordo su quella situazione, per dire, messo in rosso un comune rispetto a tutta la provincia. Insomma, con l'RT non abbiamo detto niente nel passato, io comunque l'ho sempre detto, che andrebbe calcolato almeno a livello provinciale. Naturalmente non me la prendo né con la direzione sanitaria teramana, né tantomeno comunque con la regione, che si attengono comunque alle disposizioni governative. Però non è questo il modo di fare, perché se io fossi stato anche un comune di 500 abitanti residenti, avrei superato con pochissimi numeri, per dire, l'RT imposto dalla legge. E non è possibile, cioè ci stava, comunque c'era una specie di ripresa. I commercianti sono arrabbiatissimi, ma io purtroppo non posso fare niente. Queste sono le disposizioni di legge. Domani, che è mercoledì, pensando giustamente di rivedere come calcolare questo RT, ma io sono assolutamente contrario a questo calcolo che viene fatto per comune, almeno a livello provinciale, se non regione. Se la regione è gialla, noi siamo positivi, intorno a noi sono tutti i comuni che sono gialli e non è possibile avere anche il controllo sul trio. Questa è la prima cosa che dico. Allora, Poi le volevo posso fare anche, una prego. domanda, sindaco? Oramai a gesti, vede come mi ha capito. Come no? Allora, perché Sì. noi qualcosa abbiamo letto anche, perché ci sono dei commercianti che hanno parlato, hanno rilasciato delle dichiarazioni anche sulla stampa. Perché così tanti casi, ovviamente in proporzione agli abitanti, in una settimana? Cosa è successo a Sant'Egidio alla Vibrata? Sono dei casi riconducibili a determinati nuclei familiari oppure sono casi sparsi sul territorio? Perché le due cose cambiano, insomma. Sono l'una e l'altra cosa. Alcune concentrazioni ci sono state su delle cene che io naturalmente non posso rivolgere accuse, ma siccome l'ho sentito pure attraverso la direzione didattica, dove dei bambini, dei ragazzini, tra l'altro anche loro positivi, hanno raccontato
per via del fatto che i genitori sono un po' troppo allargati nei giorni, soprattutto di sabato e domenica scorsa, quindi il primo e il 2 maggio. Prima del 2 maggio, dove ci sono state sicuramente delle cene dove si sono contagiati, poi il risultato c'è stato venerdì con i tamponi che ha fatto l'ASL. Voglio anche aggiungere che dire che bisogna avere una maglia molto più larga, perché se quelli che sono andati a fare il tampone l'avessero fatto per dire lunedì di questa settimana, il giorno 10, quel numero posto per dire, no? Che comunque non è possibile assoluto, anche se rimprovo i cittadini di Sant'Egidio che si permettono certe libertà. Ai ristoranti bisogna andare, ma è il posto più delicato, naturalmente rispettando le posizioni del nostro governo, che dice che a tavola non si può stare più di quattro, dobbiamo essere distanziati. È vero che mentre si mangia la mascherina ce l'abbiamo abbassata, insomma. Mi sono arrabbiato tantissimo, ma purtroppo non posso farci niente. Adesso aspettiamo che questa storia finisce, come sapete è il 20 di maggio, sono 10 giorni di grande sofferenza, soprattutto per quelle attività che comunque avevano acquistato, stavano comunque, questa sarebbe stato un 10 giorni di ripresa, ma siamo tornati indietro. Continuo a dire anche un messaggio, ieri sera ho fatto un messaggio video a tutti i cittadini, rimproverando quelli che rispettano le regole a discapito di quelli che invece rispettano, e non è giusto che chi comunque è corretto poi naturalmente sono quelli che patiscono di più le pene. Sindaco, leggevo anche alcune dichiarazioni proprio questa mattina di alcuni commercianti che dicevano che c'è anche chi non porta volentieri magari la mascherina anche quando entra dentro i negozi, insomma c'erano dei commercianti che si lamentavano anche della mancanza di rispetto delle regole, quelle proprio basilari, no? Legate sì. Al contrasto del coronavirus, come ad esempio portare le mascherine. Poi la storia delle cene purtroppo lo abbiamo visto a Natale, lo abbiamo visto a Pasqua, quando c'è una ricorrenza evidentemente, sindaco, siamo degli indisciplinati noi in generale, noi italiani, no? Perché i casi dopo le festività crescono sempre, soprattutto all'interno dei nuclei familiari dove magari ci si concede qualcosa di più rispetto alle giornate non festive. Sì, per questo poi magari nei prossimi giorni vedremo che addirittura non sarà più neanche obbligatorio portare la mascherina, no? All'aperto, assurdo, però probabilmente. Dico io assurdo, perché vogliamo per dire anticipare i tempi all'aperto, sì all'aperto, ma anche quello comunque perché non metterla, no? Qual è il problema? Andiamo avanti qualche altro giorno. Quello che ho detto ai miei concittadini, insomma, niente, dobbiamo accettarlo per forza, per posizione di legge, quindi governo centrale. Possiamo fare altrimenti, è arrivato l'ordine, quindi l'unica cosa, continuo a contestare il fatto che Sant'Egidio è un comune da solo, i 47 comuni della provincia, per dire, parlo di Teramo, no? Che è 70-80 mila abitanti. Non è possibile, allora pure lì bisognerebbe fare un controllo per frazione, ma ciò non è possibile. Cioè, come ho detto pure ai miei concittadini, che essendo l'unico comune, e lo ripeto, stamattina ho sentito il comando carabinieri, forestali, il mio comando qui locale della Polizia Municipale, adesso comunque i controlli saranno più puntuali e precisi, perché è solo un comune, ho parlato pure col maresciallo qui che parlava con la Capitaneria d'Alba Adriatica, i controlli Guardia di Finanza saranno molto più comunque concentrati su Sant'Egidio, perché c'è maggiore disponibilità di forze dell'ordine. Purtroppo quello che abbiamo è quello che abbiamo, come per dire, il governo dice ok, tu non puoi andare a trovare i genitori più di una volta al giorno. Vorrei chiedersi, signori governanti, ma qui che abbiamo noi, il contagiri, qualcuno che ci controlla se io vado a trovare mia madre o mio padre per due volte, qualcuno mi può dire ci sei stato stamattina, ti abbiamo visto, oppure questa è la terza volta che dico, c'è una confusione totale. Mi dispiace molto per Sant'Egidio, perché insomma al di là adesso del numero totale, che non conta perché sono 80, ma se fossero stati distribuiti
nell'arco di 2 settimane questo qua non Non ce sarebbe l'avremmo più. successo Però nulla. dobbiamo rispettare la legge, io sono il primo a chiedere ai cittadini e a me stesso di rispettare perché questa è la legge. Però in questi giorni Stanno dobbiamo bene fare però attenzione, questi attenzione, concittadini, evitare gli sindaco. assembramenti. Ammazzesco pure io nel pomeriggio perché mi hanno mandato pure dei messaggi, i parchi, i ragazzi che sempre ho rimproverato, no? Con la mascherina giù. E magari si può pure. Sì, stanno bene perché ricoverati ce n'è uno soltanto. Quindi stanno seguendo una terrazza, non sono così, ecco, mia, Sandy è grande, queste linee, insomma, tornare indietro, quindi passiamolo imposto dalla legge, verifichiamoci, speriamo che il 20 usciamo fuori da questa situazione e speriamo pure che domani può darsi pure che venga comunque modificato questo RT, perché domani c'è l'incontro delle regioni col governo. Speriamo che esca qualcosa di buono. Nella correttezza bisogna riaprire, però insomma obbligare il territorio, il comune di Sant'Egidio è un'isola, poteva essere un'isola felice come tutti gli altri comuni. Solo noi mi dispiace molto, purtroppo. Beh, sindaco, noi la ringraziamo per la disponibilità. In bocca al lupo, ovviamente aspettiamo anche noi, no, da Teramani che esca il prima possibile Sant'Egidio dalla zona rossa, perché speriamo tutti che stiamo andando verso un miglioramento generale in Italia, no, dei casi di coronavirus, lo stiamo vedendo con i vaccini, i casi stanno diminuendo, però dobbiamo stare sempre attenti perché ce lo raccomandano e perché lo stiamo vedendo anche noi che appena si abbassa un po' la guardia, Anche nonostante perché il bel tempo e i nonostante vaccini, tutto, i vaccini. esatto, dicevo pure che sì. Prego, prego, può andare, sindaco. Stavo dicendo, no? Permettimi giusto per dire che stava andando troppo bene, no? Sant'Egidio è messa bene, sì. Gli ultra ottantenni abbiamo vaccinato intorno al 90 addirittura per cento, quindi finita quella storia della perplessità se vaccinarsi o meno. Abbiamo vaccinato quasi tutti i fragili, manca l'ultimo gruppetto, sto aspettando l'aggiornamento da parte dell'ASL di Teramana, è veramente bene, quindi stiamo salendo di percentuali di vaccinati, per la miseria dico, va a succedere, però è capitato. Va bene, sindaco, l'importante è che stiano bene, le persone che si sono contagiate, che state bene tutti voi e speriamo di uscirne presto. Grazie, grazie sindaco. Grazie. Sì. Voi, grazie mille a voi. Buon Grazie, grazie pomeriggio al a sindaco di tutti. Sant'Egidio alla Vibrata Elicio Romandini, con il quale abbiamo avuto qualche problema proprio di comunicazione per il ritardo dell'arrivo della voce. Prima di andare in pubblicità e di passare all'altro ospite, Fabio Fidanza, che oggi torna in studio, parliamo di Teramo perché c'è una novità importante che riguarda Piazza Dante, i parcheggi di Piazza Dante, ed è stata comunicata questa mattina dal sindaco Gian Guido D'Alberto. Seguiamo il servizio. Si interrompe la gestione in proroga dei parcheggi a pagamento a raso di Piazza Dante. La Giunta Comunale di Teramo ha approvato con una delibera uno studio dal quale emerge che il riequilibrio finanziario era stato raggiunto dal privato già il 31 dicembre del 2019. Abbiamo accertato che comunque in ogni caso al 31 dicembre 2019 la gestione in proroga aveva di fatto comunque riequilibrato il parcheggio. Io sono convinto che si possa andare anche a ritroso, ma i dati di bilancio che purtroppo abbiamo recuperato ci dicono questo. Un risultato straordinario, importante, un'altra battaglia vinta e adesso si apre uno scenario, diciamo così, diverso, la prospettiva appunto per la gestione futura del piano a raso. Quale futuro per Piazza Dante? Perché potrebbe anche cambiare, potrebbe non essere più una piazza con dei parcheggi. Intanto, ecco, definiamo la fase, diciamo così, transitoria, quella che va dal 1º gennaio 2020 al termine ultimo di gestione del piano a raso, così come lo conosciamo oggi. Lo faremo con il concessionario, ovviamente chiedendo un riequilibrio al contrario, perché a questo punto è l'amministrazione che fa l'amministrazione come avrebbe dovuto fare dall'inizio. E pretende ciò che gli spetta e contestualmente sia con il concessionario che comunque resta il gestore del parcheggio per i piani sotterranei ma soprattutto con gli organi comunali, il Consiglio Comunale, la Giunta e con la città si apre la discussione appunto per definire quello che è il futuro di Piazza Dante. La piazza. Intanto lei ha detto che i fondi che c'erano per portare avanti un progetto già esistente sono ridotti al lumicino. Sono ridotti al lumicino perché sono stati gestiti male.
per tutte le vicissitudini che il parcheggio ha avuto, quindi partiamo da questa condizione di difficoltà. Però insomma questo non ci deve assolutamente fermare, c'è un'esigenza fondamentale che è quella della sistemazione della piazza, è stato lasciato uno scempio, va assolutamente recuperata, definiremo poi le modalità, ma lo faremo in un'ottica partecipativa con la città, con i commercianti, con i residenti. Ci siamo dati un tempo molto stretto, abbiamo fissato, come giusto che sia, un termine ultimo che è quello del 31 dicembre del 2021, quindi la fine di quest'anno. Poi se dovesse esserci qualche settimana in più non è quello che cambia le cose, ma abbiamo voluto assolutamente porre un termine che ci consenta appunto di raggiungere un obiettivo che è fondamentale. Diciamo, tra l'altro, questo è molto importante, che nella valutazione che faremo adesso dobbiamo tener conto che le condizioni economico-finanziarie, urbanistiche, economico-sociali della città sono profondamente diverse rispetto a quelle del 99 e anche del 2007. Intanto, Sindaco, si continuerà a pagare il parcheggio? Sì, la gestione continuerà, ovviamente nei termini che dicevo prima, cambiando la prospettiva del rapporto con il concessionario che incontreremo subito, convocheremo subito, perché ovviamente, ripeto, è finito il tempo in cui la gestione del parcheggio di Piazza Dante, come è stato purtroppo soprattutto con le precedenti amministrazioni, è stato di fatto sottratto al controllo dell'amministrazione stessa. Eccoci di nuovo insieme, finalmente lo ritroviamo in studio, Fabio Fidanza, che è più tranquillo ovviamente perché i casi sì, perché, lo so io perché sono più tranquillo oggi, perché mi hanno offerto un bicchierino così piccolo di spumante. Però va fatta una premessa, sì. Fabio Fidanza non beve nulla di alcolici. Cioè non è che sono astemio, mi posso bere, che ne so, una birra ogni due settimane. Stamattina l'amico oste, siccome oggi è il mio onomastico, San Fabio Martire. Oggi è San Fabio? Sì, sì. Noi abbiamo due colleghi che si chiamano Fabio. Gli hai fatti gli auguri? Bravo. No, che gli avevamo fatti, io non lo sapevo. Allora auguri a Fabio Fidanza, auguri a Fabio Talamonte e auguri a Fabio Fedeli, che sono i nostri colleghi. E Fabio Regnalini pure. Fabio? Non lo so, ci sarà qualcun altro. Ah, sicuro, sì. E comunque, quindi stavo lì e mi ha detto, ah guarda, abbiamo fatto questo vino un po', sembrava roseo, quasi del colore dell'oro, no? Mi era andato così e io tuttora mi sento un po' staccato dalla realtà. Ma era un vino dolce per caso? Uno spumante, no? Spumante. Ti vedremo volare. Sì, sì. Allora, intanto ti devo rimproverare subito. Ah. Perché mi è stato detto dalla regia che abbiamo un solo piatto, perché in questa settimana tu sei stato a mangiare spesso fuori, per sì, cui hai cucinato una sola volta. Esatto. Ma hai cucinato pure un solo primo, senza fare il secondo, niente. Io il secondo non lo faccio mai. Va bene. Un piatto si fa. Ci può essere il contorno, un antipastino, però parliamoci chiaro, sì, no? Che io ti conosco. Adesso non capiamo hai, se è c'hai meglio. Lo sguardo di uno che non è attento. Questo sì, è vero, lo confermo. Sì, lo so, per le quindi, che fa. Parliamoci chiaro, chi è che ha che a casa si mette a fare il primo e il adesso secondo? Adesso non si usa più. Quando ero ragazzina anch'io, sì, sì, si mangiava il primo, il secondo, poi la frutta e poi spesso l'udo. Cioè era una cosa esagerata, ma come facevamo? La frutta la mangio sempre, però primo e secondo, a pranzo si mangia un primo, a cena un secondo, viceversa, no? Esatto, con la verza, anche vegetariano. Allora facciamo, togliamoci sto dente perché oggi diamo un taglio però, completamente diverso a questo spazio. Esatto, però questo piatto è un quadro è un inno alla semplicità e alla povertà. Allora andiamola a vedere. Ecco, guarda. Pasta e fagioli, pasta no, e ceci. Questa è una pasta e patate. Ah, pasta. La pasta mista, ah, guarda. La pasta e patate. A me sembra... hai aperto un cassettino dei ricordi. La mangiava sempre mia nonna, che è morta veramente quando ero ragazzina, la mamma di mio padre. E da mia nonna in poi a casa mia pasta e patate. Guarda questa immagine. Io pasta riso e patate e tu. C'è mica la scorza di formaggio. Allora, ci messe la scorza di formaggio. A casa mia mamma quando fa il riso con le patate ce la mette. Io ho messo la provola affumicata. Però il napoletano dice ok, a Napoli si mette la provola affumicata. A Teramo si mette la scorza del formaggio. Lo sai che io sono ecumenico, io apro a tutte il pecorino, le culture. Anzi. Io ci ho messo la provola affumicata. Ed era che ti posso dire? Cioè, poi, messo, scusa, quello è prezzemolo, quello. No, che no, no. Che scemenza. Quella è la foglia dell'aglio fresco,
è la foglia dell'aglio fresco, cioè quando, sai quando l'aglio è fresco, no? Sì, sì, tac, tagli sopra. Chiaramente non è che ci ho messo solo quello, ci ho messo anche, e qua i puristi, qua i puristi, ci ho messo un po' di paprika dolce e un mezzo cucchiaino di curry. Noi puristi della pasta e patate di 50 anni fa. Posso dire ai puristi, vi perdete qualcosa, che è una contaminazione che al palato è straordinaria. La paprika però non dà quei sapori tanto forti, insomma. No, 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 non è forte, no. Però crea quel retrogusto di peperone che viene. Vabbè, se ci metti invece un po' di peperone, quello nostrano. Ma il peperone nostrano però quale ci metti? Ce ne vuole uno. Peperone crusco si potrebbe mettere secco. Secco. Il nostro amico Oste lo sì, però io non ho mai provato a ridurlo in una polvere, questo ci si può pensare, sì. Che sarebbe praticamente la paprika nostrana. Sì, sì. Dolce, buono, sì. Non dal sapore forte. Yes. Si può fare. Si può fare. La prossima volta, vabbè, comunque questo piatto bellissimo, buonissimo, questo è tutto per oggi. Sì, sì. E allora da qua alla prossima mezz'ora suona, canta. Allora adesso farò un brano e ti chiederò di indovinare. No. Da dove è tratto? In che senso? È un brano, cioè, di... Che indizi di mi film. Dai? Di film? Sì, sì. Ok, vai allora. Daniele, perché tu gli italiani non li fai. No, io Pino Daniele l'ho suonato tantissimo. I pezzi li so quasi tutti, però questo non era. Perché sai, mi riportavo un po' a pensavo fosse Amore invece Runcalesi. No. Quelle sonorità di Pino però Daniele. Però ti dirò, lì. Hai colto forse un collegamento musicale, cioè, che non è banale. Sì. No. Più vecchio. Più vecchio. Ti faccio un'altra parte. Ma italiano? Sì, sì, un'altra parte di questo, però l'accenno perché poi è lungo. Sì. Ma il collegamento perché c'è qualche attore? No, no, tu hai fatto un collegamento tra Pino Daniele e questo autore che mi ha fatto riflettere. Cioè, questo ha un senso italiano, cioè sì. Ti senti un po' sì. La... Sì, sì, vabbè, ci ho sentito Pino Daniele, ovvio. Infatti, adesso che me l'hai detto, ripenso che Pino Daniele in effetti queste armonie le usava anche. Sì, sì, sì. Vai. Quindi faccio la parte iniziale. Sì. Collegare, però sì. Non è Morricone, no? Sì, è Morricone. Dai, ci puoi arrivare. Sì, non... C'è De Niro. C'è De Niro nel film? Sì. Il Padrino. No, quello era... De Niro... Non... C'è? C'è? C'era una volta in America. Ok. Vabbè, però mo tu mi devi dire che ci azzecca. Pensavo fosse Amore invece Runcalesse. No, con... questa, sai, queste armonie. Sti accordi. Mi ricorda pure. Sì, beh, vabbè, però è il maestro, voglio dire, no? Penso sì, che però, tanti... Cioè, quello che riflettevo l'altra sera, che questa sera, l'altra sera abbiamo fatto sto pezzo al concerto del mio compleanno, sì. E l'abbiamo collegato con un brano che non c'entrava niente, quindi
riflettevamo con Dario sul fatto che Ennio Morricone fa, cioè questa è musica semplice sulla sì. carta, però c'è una potenza straordinaria. E Pino Daniele aveva sempre, ti ricordi? Le sonorità di Pino Daniele sono un angelo vero, sì. Grande Pino Daniele. Va bene, e adesso dopo il quiz al quale insomma proprio una figura pessima non ho fatto, qualcosa Beh, azzeccato, possiamo fare una delle tue famosissime canzoni di swing, ma facciamone swing. una che non facciamo di solito Beh, magari, scegli no? tu, lo sai. Visto che oggi sono anche un po' in un universo parallelo, Sì. no? Sempre romantica, no? My romance doesn't have to have a moon in the sky. My romance doesn't need a blue lagoon passing by. No month of May, no twinkling stars, no hideaway, no soft guitar. Noterai che ho portato questa chitarra Sì, è oggi, vero, non è la solita. che è Infatti, quando quella abbiamo cominciato, non si quell'altra che uso per la musica brasiliana, che è un po' più semplice da suonare. Cioè, io da qui sono nato, diciamo. La musica brasiliana che per oggi non facciamo. Non facciamo. Però voglio dire che, siccome ci seguono con attenzione da casa, un caro telespettatore, nonché amico, nonché collega, me l'aveva suggerito su WhatsApp la risposta, cioè? Solo che io non leggevo, infatti gli ho risposto dormo. Sì. Questa è la televisione interattiva. Interattiva, sì. Dunque gli ho detto, cioè, anche tanti auguri di buon onomastico, Fabio, santo del giorno, mi sta mandando su YouTube. E niente, il collega è attento, lo ringrazio il intanto perché ci santo, segue sì. sempre con grande affetto. E poi, tra l'altro, si chiama Fabio pure lui. Tanti auguri, tanti Io oggi, caro Fabio, cari Fabio, che circondate la mia vita e ne siete tanti, sono proprio distratta perché ovviamente leggevo, facevo gli auguri a tutti i Fabio che conosco, tranne a quello che è l'unico Fabio forse che ci segue Ma a veramente te li tutti i fanno gli giorni. auguri all'onomastico? Allora, intanto io mi chiamo Dorotea e molti neanche sanno che esiste Santa Dorotea. Esatto. Però no. No, sai cos'è? Che effettivamente suonare la chitarra è scomodo, questo, così mi sento più a Io te lo mio agio. dissi una volta, te l'ho già detto quando abbiamo fatto questo giochetto qui da là, Sì. che però il consigliere Fracassa, poverino, ebbe questa disavventura. A un certo punto si ritrovò, come stai tu adesso, ma non per sua scelta. Come? Esatto, Sì. ma la sua è È una scelta, voluta. una scelta. L'ospite, il consigliere Fracassa, che parlava di cose non artistiche, a un certo punto, e io non sapevo come dirglielo, ci ritrovammo Che così. stava così. Sì, Stava così, poi si rese conto, poi l'abbiamo cambiato ovviamente. ma a No, me tu ci piace puoi così. stare, però dicono dalla regia che ti devi Vabbè, rialzare mi perché è alzerò, una mi questione alzerò. di telecamera, perché vedi la telecamera fa così, poi fa così, caso Vabbè, non ti successo, no? preoccupare, una chitarra da 8.000 euro, via. Ah, ho scoperto una tecnica, posso mettere il piede. Sì, piede Non è più capace. comodo da casa, stai scoprendo che è più comodo da Qui è casa. più bello È perché certo non che è più bello. c'è. Allora, se facciamo il collegamento come l'abbiamo fatto col sindaco Romandini, che oggi andiamo con un ritardo cosmico, veramente a gesti abbiamo comunicato, sarebbe Sì. stato un dramma. Beh, a casa ti senti a casa. Poi Beh, stai c'è a le casa. chitarre, eccetera, Cioè, a però. casa ti senti a casa perché stai a casa. Però l'interattività che c'è Assolutamente, assolutamente. non Allora, conosce. ma io vorrei tornare al rimprovero. Sì. Non ti vergogni di essere andato tutte queste volte a mangiare fuori? Sinceramente no, mi No. sento un po' pesante perché Vorrei uno dire. comunque quando sta fuori non è che mangia male, ma mangia tanto. Mangi un po' di più. Però via,
sono aperti i ristoranti, andiamo a mangiare fuori, ragazzi, tac, siamo fuori. Poi il tempo è stato clemente, quindi... Per fortuna, anche oggi, nonostante il cielo un po' coperto, fa caldo. Fa caldo. Sta bene, adesso piove, però... Stava piovendo, sì, non sì. Sei arrivato tu. Sì. Me l'avevano detto, il fine settimana pare che sia brutto. Preparati perché sabato potreste non fare la bancarella svuota. Noi in realtà sabato siamo stati invitati a suonare in un posto che non posso dire, però... Imboscato, no. È un evento che ci però venivano a prendere i carabinieri. È una sorpresa, è un evento a sorpresa. Però mi sa che il tempo. Perché ovviamente tutto quello che si organizza in questo periodo si organizza all'aperto. È tutto all'aperto, quindi lui dice comunque voi state al chiuso, però. No. Cioè noi abbiamo un gazebo, però chiaramente. Cioè se piove non è che la gente va a mangiare oppure. Non si fa. Speriamo che non piova, speriamo, perché ultimamente le previsioni sul variabile non sono proprio, no? Poi oggi è martedì. Sabato le può previsioni cambiare, massimo potrebbe a tre cambiare, giorni sì, sono sì, abbastanza sì, attendibili, ma possono sì, cambiare sì, tranquillamente. Dimmi. Non lo so, canta, suona. Senza quiz però, oggi tanto io ce l'ho chi mi suggerisce da casa. Esatto, vediamo che possiamo fare, no? Ma questo è un brano che non faccio mai pure. Questo l'hai sentito, ti chiedo di ricordare se ti chiedo. Ricordi chi lo cantava. No, Fabio da casa, appena riconosci il brano suggeriscimi. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable. Near or far, that's like a song of love that clings to me. That's how the thought of you does things to me never before. As someone's been more. In every way, and forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable things that I am, unforgettable too, unforgettable too, unforgettable too. Nat King Cole, no, guarda qua cosa mi ha suggerito. Io la conosco la versione di Complimenti. Perché l'ha scritta evidentemente. No, è questa la versione l'ha scritta Irving Gordon. E devo dire, oggi facciamo una cosa tipo super quark, sì. Più. Io questo brano lo sentii che ero piccolo al supermercato. E mi piacque tanto. Ma io ero convinto che la cantasse Frank Sinatra, perché da piccolo tutte le canzoni quest'idea, così erano dice, di tutte Frank le Sinatra. Di... Bravo, dice, adesso... Invece poi ho scoperto, quando ho cominciato a suonare jazz, che era Nat King Cole. Grande Nat King Cole, un'altra storia tosta del jazz. Allora sì. Questo era un tranello quello che mi ha sì, detto Fabio. Perché capito? Però volevo... non ci sono caduta perché questa la sapevo, la sapevi. Perché in molti film americani è uno dei brani, no, i protagonisti quando stanno a casa devono sentire, anche nelle soap opere, è un brano ricorrente. Però insomma, c'è anche la versione con Natalie Cole, la figlia di Nat King Cole, che adesso dirò una cosa impopolare. A me non è piacendo, è che è un po' carica, invece questo è un brano proprio delicato sì. Però ci piace. Mo basta i quiz, basta, perché basta adesso quiz, mi state a mettere a giro. Teoria Fabio, della cucina. Torniamo alla cucina, bravo. Però che cosa hai mangiato? Non abbiamo i video, non abbiamo le foto, però uno che a casa cucina come te, con una rivisitazione di tutti i piatti potremmo tradizionali, fare un inventario di quello che ho mangiato. Quando allora vai fuori?
Allora, al mio compleanno non mangiavo quasi niente, chissà suonare. E vabbè, e lì diamo per scontato che poi avrai recuperato. Poi ho mangiato il sushi, ti devo dire, ho mangiato il sushi una sera, ottimo. Sì. Poi ho mangiato lo stesso giorno a pranzo le tagliatelle di nonna Pina con le fave e guanciale, se non sbaglio. E le olive alla scuola ho mangiato tre volte questa settimana, quelle io fatte a mano. Io sono un'appassionata delle olive alla scuola, fatte, però fatte a mano anch'io. Era robo, pure oggi l'ho mangiato. Sabato o domenica? Sei perdonato per questi vuoti di memoria semplicemente perché hai bevuto. Sabato ho mangiato, ho bevuto. Sì, ma per te così sabato è ho mangiato le Virtù, rifatte sempre dal nostro amico Giorgio, un revival, diciamo, sì, una settimana dopo. La sera mi sa che mi sono astenuto dal mangiare. Con le Virtù di solito la sera ci si astiene. Domenica sono andato a mangiare da solo, sempre al solito posto, e ho mangiato olive alla scolana, tagliatelle con il pesce azzurro e formaggio fritto per finire. Di solito il formaggio, adesso il formaggio fritto, c'è l'abitudine, per me tutto quello sì, che è un secondo, cioè il formaggio per me è un secondo, però c'è questa abitudine di mangiarlo prima come antipasto. Cioè se io non lo mangio, lo ammetto, ma se io mangiassi un pezzo di formaggio fritto come antipasto non potrei mangiare più nulla. È una cosa un po' controversa, io infatti l'ho mangiato alla fine, perché lo mangi all'inizio ti dà un po' una botta. Però sono tipo, io oggi ho mangiato le cotolette e agnello, le ho mangiate come antipasto. Io pure, l'unica cosa proprio con cui le ho mangiate come antipasto, sì. Però una volta si mangiano come secondo, capite? Di 4-5 hash. No, una volta si continua a mangiare a casa mia come secondo si mangia. Però se fai caso nei ristoranti... Ma sai spesso, cos'è? Che evidentemente tutto ciò che è fritto adesso diventa antipasto, se no non si spiega. No? Non il formaggio fritto, vabbè, lo posso pure accettare come antipasto, anche perché spesso il formaggio te lo portano nel tagliere quando non è fritto. Ma la cotoletta di carne si mangia. Allora perché la cotoletta non d'agnello si mangia come secondo, invece la cotoletta d'agnello si mangia come antipasto? Questa è una buona domanda. C'è un po' una tradizione a Roma di mangiare il fritto, tutto quello che è fritto come antipasto, no? Quindi quando vai a mangiare fuori, che vi porto? Il supplì, il filetto di baccalà, il fiore di zucca, basta. Basta. Adesso è arrivato anche da noi, però io mi ricordo una volta, come secondo, un'idea può essere, siccome il fritto è pesante, te ne mangi una di cotoletta, no? Esatto. Sì. Anziché 14 come si faceva una volta. Soprattutto se prendi l'agnello, quel poverino, quello più piccolo, e la cotolettina è piccola. No, ma io non lo mangio. Non lo mangi perché non ti piace. No, io non lo mangio, lo ammetto, sarei ipocrita se dicessi il contrario. Io non lo mangio perché non mi piace, tutta l'altra carne la mangio tutta, mm-hmm, per cui voglio dire, cioè l'agnello non è che vale di meno del vitellino, certo, oppure del coniglio, lo ammetto. Io sono un amante degli animali, però non ti piace carne, il gusto dell'agnello. Assolutamente, più però che il gusto, non mi piace tipo sapore. La pecora ti piace, lo stracotto? La pecora, essendo però la pecora alla callara non ti piace? Poco, ma non mi piacciono proprio, non mi piace la carne fatta a spezzatino. Un po', però così, scusami, la pecora fatta alla brace. Io ne mangio sì, in quantità industriale, pesantissima, no, buonissima. Ma è... lo so, noi a Nerito come diciamo noi a Domodossola è mascecogne. Ma noi, siccome a Nerito mangiamo la pecora buona, né mascecogne per niente, devi venire a mangiare la pecora dove si mangia. Però non è una pecora di... non è un animale che ha vissuto a lungo, cioè è un agnellone. Una pecora. Cioè la pecora, certo, non è una pecora di moribonda, ma è una pecora, non c'ha niente a che fare con l'agnello, e il sapore non è. Però quindi tu la mangi alla brace, cioè che altra cottura puoi fare? Io la mangio alla brace e vabbè, gli arrosticini, che pure gli arrosticini la pecora. Però anche lì, secondo me, l'arrosticino che trovi adesso nei ristoranti spesso non è. No, fidati, perché non è il sapore dell'arrosticino, è il sapore della pecora cotta alla brace. L'agnello o l'agnellone, come dici tu, hanno un altro sapore. Te lo dice uno che l'agnello non lo mangia e la pecora sì. Effettivamente un periodo si trovavano gli arrosticini di filetto, ti ricordi? Filetto di agnello. Non me lo ricordo, perché se per caso qualcuno me li portava io non riuscivo a mangiare. Probabilmente distingue, sì, cioè c'è questo... Che comunque l'arrosticino tradizionale è la pecora. Dicono il castrato, sì, ma non è il castrato, è la pecora. Il castrato cioè, penso che non si... Cioè anche perché no, è una pratica no, un po', no? Non si usa a dire così, ma è di pecora. Sì. Mi piace la pecora. E ti dico una cosa adesso, visto che oggi è una trasmissione completamente fuori fuori dagli schemi.
Cosa ne pensi tu dell'arrosticino servito con delle salse, tipo una salsa di yogurt, una salsa allora, di curry? Non lo dico, e lo so che ti sto dando una risposta che a te non piace, perché tu una volta ce l'hai proposto proprio nelle foto l'arrosticino con, mi pare, che cos'era, una salsa? Ho fatto una salsa di yogurt, A me proprio non piacciono le salse, dunque tutto, io anche le patatine fritte, tranne il ketchup, non le mangio con le salse. Se mi prendo l'hamburger, quando posso scegliere, evito di metterci maionese e ketchup, dunque io non sono un amante delle salse. Non per fare la purista dell'arrosticino, però secondo me l'arrosticino è talmente buono così che non... Questo è vero, però io mi sono sempre chiesto, ho avuto sempre quest'idea di un ristorante di arrosticini portato un po' nel futuro, no? In cui io ti portavo... Tu devi avere il coraggio di aprirlo a Teramo, un ristorante di arrosticini del futuro. Io quello ti sto dicendo, però se poi... chi viene a mangiare si deve trovare dall'arrosticino tradizionale fino a tutte le varianti di questo mondo. Però aspetta, che io una cosa la posso capire, molti quando vanno al ristorante, che oggi c'è, e io rispetto tanto chi non mangia la pecora, chi non mangia... perché è una carne forte, no? Quindi adesso hanno fatto gli arrosticini di pollo, eccetera. Io vedo il purista che fa... Che fate in mattetela? No, perché un'altra. Tu però lo stai mangiando, invece, non è che te lo spacciano per l'arrosticino tradizionale, invece, te lo dicono. La mia idea è l'arrosticino di pecora, però te lo servo in maniera da accoppiarlo con dei sapori. Io ho paura. Ho capito, che non però la pecora, il sapore della pecora, il sapore dell'agnello sono talmente forti che secondo me niente li può. Cioè, può eliminare quel, cioè chi non mangia la pecora perché ha un sapore troppo forte, ti pare. Io non parlo di quello, parlo proprio di creare una varietà di sapori, perché parliamoci chiaro, no? A Teramo c'è gente che si mangia 50 arrosticini, è una cosa a Teramo, ovunque, cioè in Abruzzo non stufa mai, però c'è questa idea di dire, mo me ne mangio uno a cucina, uno con la salsetta, uno con una polvere. Io temo fortemente che non funzionerebbe, perché la gente va a mangiare gli arrosticini per mangiarsene 50, 60, 70, 80, 90. È un mondo allargato. Io ho ospitato una volta qui proprio a Super G il campione italiano, non ricordo bene di dov'era, di dov'è, perché secondo me insomma è morto. No, è vivissimo, è un pezzo d'uomo gigante, e non so quanti ne mangiò in un'ora, poi anche a tempo. Il campione mondiale, penso, di arrosticini. Io ormai dopo i 35, il giorno dopo, ho delle visioni mistiche. È quello il bello, secondo me tutti ci abbiamo. Eccolo qua, il divoratore 128 arrosticini in 20 minuti, me lo ricordo, sì. Io l'ho ospitato, sì. Ma siccome io in matematica sono forte, no? 128 arrosticini in 20 minuti, 64 in questo 10 comunque minuti. Sono commenti memorabili sotto, ragazzi, dalla regia, sì? Li vogliamo leggere? Incredibile. Non si possono leggere. Ah, l'hanno tolta io siccome non ci vedo, non ho idea di cosa. Sono 6 al minuto, quindi mettiamo 6 al minuto vuol dire uno ogni 10 secondi, quindi. No, ce la puoi fare, ma non ce la fai a un certo punto. Dopo un po'. Scoppi. Anche perché no, mangiandoli così veloce non li mastichi bene dentro. Se sei grosso, là devi essere grosso, cioè se li mangio io. Non solo è grosso, ma lui mi disse che non aveva nessun problema il giorno dopo. Quello di destra? Cioè quello che noi vediamo a sinistra? Mi sembra di sì, insomma. Io adesso aveva più capelli. Mi sembra che sta facendo quel gesto abruzzese che ha amblefica. Capite? Amblefica. Capito? Quello, infatti io me lo ricordavo grosso, però allora è lui. No, perché in questo caso sembra quasi che sia lui ad alzare la mano del vincitore. Beh, cioè, invece no, è lui. Cioè, ti assicuro che è ancora più grande di quello che è un omone. 128 gigante, è addirittura. Sì. E vabbè. Però io ti sfiderei quasi a provare un arrosticino con la salsa. No, io la aspetta, a me l'arrosticino piace, su quelle che le cose che mi piacciono, io se c'è la variante. Tu hai mai mangiato la salsa tzatziki, quella con lo yogurt? Greca per caso? Penso di sì. Quella con i cetrioli, l'aglio. Sì, come no, sì. Quella non ce la vedi? No, perché quella non mi piace. Io l'arrosticino lo vedrei. Qualunque cosa ci provo a pensare non mi piace niente. E invece una polvere tipo sopra, tipo curry? Sì, quello un po' di più, sì. La polvere di più della salsa. Quello si può provare. Noi l'arrosticino comunque lo mangiamo anche con l'olio di peperoncino. Sì, quello cioè, sì, quella però... È una, cioè la mia cioè, idea... deve andare in contrasto adesso io con voglio il sapore tradizionale. Lo so che sembra strano vedermi parlare seriamente, no? No, io non ho capito se è finito l'effetto del... No, vi assicuro che non è finito. Però... io mi chiedo, può darsi che nessuno in Abruzzo abbia mai provato a fare una...
cioè comunque se andiamo in Abruzzo abbiamo chef anche stellati, magari stiamo parlando di cose che non conosciamo e magari ci sarà qualche ristorante vediamo dove un fa. Po' cioè, se c'è, ci informiamo e martedì poi ne parliamo. Mi sembra, noi abbiamo dei cuochi importanti in Abruzzo, anche stellati eccetera, che hanno preso delle tradizioni e le hanno portate avanti. Sì. Mi chiedo perché l'arrosticino, io non mi sono mai trovato con una cosa che faceva, cioè mai. Arrosticino, sai, quella quando allora, noi teramani siamo i primi, no, a difendere le tradizioni a tutti i costi. Tu sai che quando si va a toccare, sì, la tradizione è difficilissimo e rischi davvero di essere linciato. L'arrosticino è proprio l'abruzzesità fatta mangiare, capito? Cioè se c'è un piatto che caratterizza l'Abruzzo, e noi ce ne abbiamo, sì, tantissimi, sì, soprattutto, sì, noi teramani, no, solo nostri, è l'arrosticino. Però cui è come la pizza, sì, napoletana per i napoletani, che vuoi fa? Ci sta niente da fare, non li puoi toccare. Cioè il lupo fa, ma forse in Abruzzo non si è permesso nessuno. Forse non mi conviene investire. Potrei fare un pop-up, come si chiamano, no? Sai quei ristoranti che durano tipo 2 mesi? Lo fai, provi e se non funziona, non funziona. Lì, sai che cosa rischi secondo me? Che quando la gente viene, ti ordina l'arrosticino e tu glielo porti con tutte le salse del mondo. Poi chi mangia la salsa la lascia dove sta, l'arrosticino, vabbè, se lo mangia. Però è un esperimento scientifico, sì, no? Hai provato che non funziona. Esatto, sì, questo. Io ce l'ho proprio in mente, io ho proprio in mente sta cosa, no? Fallo. Che arriva l'arrosticino e ste salsette. 3-4 salsette, no? E tu magari gliele presenti pure al. Io allora chiedo alla regia se mi seguono un secondo, perché qualcuno credo io di averlo letto da qualche parte, sì, ma a parte chi l'ha cotto, c'è una foto che girava sui social di questo arrosticino con una salsa, non mi ricordo collegata a cosa. Però, se, guarda, cerchiamo sui social lo ritroviamo sicuramente. Loro ce l'hanno trovato, i ragazzi della regia, però mi sa che non era in Abruzzo. Era No. Allora, in Abruzzo io sono convinta che nessuno si è mai permesso di fare una cosa del genere, se non come hai fatto tu a casa, in privato, e l'hai sistemato come paratene. A porte chiuse, senza pubblicità, senza niente. Però l'hai trovato, vero? No, non lo nomino nemmeno questo, perché, cioè, voglio continuare a fare comunque il mio mestiere di musicista. Perché l'ho trovato su un sito di cibo industriale, no? Sì. E c'è scritto arrosticini con guazzetto di pomodoro, ma è una cosa che non si può guardare. Guazzetto di pomodoro. Non si può guardare. No. Però, vabbè, poi allora o ci metti una salsa che ci possa star bene, una cosa. Però adesso vediamo il cucchiaio d'argento, un libro storico, sì, no? Che ha la ricetta degli arrosticini. Vediamo se dicono. L'arrosticino che ricetta vuole avere? Tu no, prendi la carne di pecora, ci metti un po' di sale, dicono servite con anzi, peraltro, ti ricordi una volta da noi si usava falindingolo, no? Sai, con questa foglia di rosmarino, ti però ricordi? Quella si fa per il pollo, per esempio. No, pure per gli arrosticini. No, no, questi lo suggeriscono, no, per esempio, no, no, ma no, non si fa più. Io non sono d'accordo sull'arrosticino, sono d'accordo sul pollo, sono d'accordo sulla costatella di maiale, ma pure lì sono abbastanza purista, quella c'ha, cioè, il sapore su. Io sono d'accordo, l'intingolo che dici tu sul pollo arrosto. No, ma io sto parlando durante la cottura. Lo so, sì. Mm. Che si fa con rosmarino, l'olio, un po' di vino e si fa. Il sapore glielo dà ed è più buono. Il pollo. Io sono stupito perché comunque siamo un popolo. Siamo un popolo legato alle tradizioni, sì, e poi a chi le tocca. Comunque, il nostro caro Fabio credo ci abbia mandato i miei arrosticini di agnello con salsa allo yogurt. Beh, mandiamolo in regia, dai. Trova ricetta. Adesso, allora, prima di salutarci sto mandando alla regia, alla diretta, questo link di Fabio. Fabio, non io, non per tu. Carità, io non oggi farei mai. Oggi tutti Fabio si chiamano, se ce lo riuscite a far vedere. Ma lui è cuoco, il nostro Fabio? No, il nostro Fabio è giornalista, c'ha pur la sua età, per cui un po' di esperienza l'ha maturata. Ma è la sua ricetta o una ricetta altrui? Non credo proprio. No, un po'. Io sono curioso. Però, insomma, è uno che sa un sacco di cose, anzi, ne sa pure una più, perché fa un mestiere, insomma, per cui le viene a sapere pur prima di noi le cose, quelle importanti. Ecco qua, i miei arrosticini di agnello con salsa allo yogurt.
Intanto già di Agnello, caro Fabio che ci segue da casa, sì. Caro Fabio in studio, di Agnello già non è proprio l'arrosticino quello suo, perché la pecora dovrebbe essere, sì. O comunque il castrato. Però vedi, qui sono d'accordo con te, forse l'unica salsa che ci si può sposare è quella allo yogurt. Allora, io l'agnello con lo yogurt ho mangiato tantissimo anche in Turchia. Ingredienti stanno, non li vedi, cipolline, sì, sì. Limoni, erba cipollina, quelle tutto, sono tutti ingredienti per fare salsa la salsa. Di questa l'hai fatta tu sicuramente, tutta roba che metteresti tu. Cipolline, limoni, pepe, rosmarino, salsa di soia, yogurt, prezzemolo, pepe, salsa di soia, vabbò, soia. Questo lo devo cercare. Non lo so. Vediamo un po'. Non è che mi scorrete un po' sotto? Ricetta, possiamo, ma tanto ce l'abbiamo, adesso la andiamo a cercare insieme. Allora, qui ti abbiamo incuriosito. Promessa finale prima di chiudere. Che facciamo? Tu, ecco qua, mettere gli arrosticini in una pirofila da forno in ceramica, già stava sbagliando l'approccio. Non è la casa son. Irrorateli con l'emulsione, fateli marinare in frigorifero per almeno mezz'ora, rigirate almeno una volta, eccetera, eccetera. Accendete il forno a 200 gradi. Tritate finemente l'erba cipollina, il prezzemolo, vabbè, io comunque, scusate, mi rifiuto, già il forno, qui adesso faccio, vabbè, basta, grazie alla regia, grazie al nostro Fabio che ci segue sempre con grande interesse. Fabio, non devi mangiarci arrosticini qua, magnete chi lì. La sfida per la prossima volta, la che abbiamo 30 secondi. L'arrosticino di pecora, quello tradizionale, fatto, cotto alla brace, esatto, rigorosamente, esatto. E poi ci fai questa salsa così come l'hai pensata tu, non così come facciamo la foto e vediamo che succede, va bene? Sta parlato. Grazie a Fabio, adesso per un attimo tutti sti Fabio che ho citato mi stava scordando. Stavo salutando, però lo posso dire, grazie a Fabio Fidanza e grazie a Fabio Capolla, ovviamente, perché questa trasmissione oggi è stata fatta in collaborazione con... Grazie Fabio, che conosco anch'io. Appunto. Grazie alla regia soprattutto, grazie ai colleghi in redazione, grazie a voi per l'attenzione. Questa trasmissione torna come sempre anche domani pomeriggio in diretta, ma noi con Fabio Fidanza ci ritroveremo martedì prossimo. Ciao, buon pomeriggio.